I've got two tickets for Iron Maiden. Io invece ne ho due per salutava sempre, c'è il nostro premio fedeltà. Aspetta. Dai, cacchio, lo fanno tutti così, ho studiato nel weekend, mi sono messo lì a guardare come lo fanno gli altri, lo fanno così, dopo la canzone dicono premio fedeltà. Subito? Sì, non eri pronto, Adesso sei pronto. Cacchio, ho studiato il manuale del perfetto premio fedeltà. Hai ragione. Questa settimana in regalo i biglietti per il tour teatrale Salutava sempre, la spettacolare fine di Alessandro Cattelan. Perché in tanti mi chiedono, ma perché non fai la radio bene? Con le cose al momento giusto, meglio le cose così. Che devi dire al momento giusto. Perché quando faccio le cose bene, poi non se lo aspettano e non mi seguono. Invece deve essere tutto un po' così a casaccio. Allora, cos'è? È caduta? No, fa un rumore strano. Fa un rumore strano chi? Proprio Claudia, lei di Claudia? Sì. Eccola. Sta facendo un rumore strano. Prova a dire Fra Martino Campanaro. Campanaro. No, allora buttale giù il telefono. Buttale giù il telefono e la richiamiamo. Posso? Ma sì, dai, la che richiamiamo. Soddisfazione. Vai. Aspetta, Claudia, prova a ridire di nuovo qualcosa. L'ho messo giù. Già messo giù. Va bene. Allora, intanto ti anticipo di cosa vuol parlare Claudia. Sì. Dice: è giusto parlare con i nostri figli della nostra giovinezza? No, noi non siamo mai stati giovani, cari bambini. Noi ci siamo riprodotti per meiosi e voi siete usciti per partenogenesi. Per partenogenesi, esatto. E poi vi abbiamo generato da una costola. C'è? No. No, non c'è più. Va bene, comunque, intanto iniziamo da lì, poi lei darà le sue specifiche. È giusto parlare con i figli della nostra giovinezza? Perché lei dice: abbiamo avuto delle giovinezze normali, giovani, ma non, comunque non proprio esemplari. Sennò che giovinezza è? Cioè lì dipende che illusione di modello vuoi dare a tuo figlio. Cioè tu vuoi dare a tuo figlio un modello che quindi non esiste. Sì. È quello, no? Che rischia anche di far sentire inadeguato e in colpa, inappropriato rispetto a certe fisiologie del diventare grandi. Allora, spero di recuperare Claudia perché vorrò sapere. Eccola Claudia. No, dicevo, scusami, mi interessa sapere... Tu cosa celeresti o cosa racconteresti a tuo figlio di quanti anni e che ti ha chiesto cosa? Perché come sempre una risposta può variare al variare delle condizioni. Cioè in senso assoluto il manuale potrebbe dire una cosa, ma poi nella cornice specifica di quello che succede in casa di Claudia andiamo a vedere, nel senso che se qualcuno ti ha fatto una domanda, come sai si deve sempre scegliere la strada della verità e capiamo cosa e come rispondere in base a chi c'è dall'altra parte. Se tu avessi un quindicenne sarebbe una cosa, con un 23enne un'altra, con un 3enne un'altra ancora. Raccontami un po'. Allora, mio figlio ha 10 anni e è un ragazzo molto sveglio, devo dire, e noi ci troviamo benissimo con lui. Mi sembra quasi a volte di parlare con un adulto, no? Quando mi interfaccio. Lui è molto curioso e spesso mi chiede della mia adolescenza, anche se lui insomma è già, non è in età, però diciamo che è già in odore, è no? affacciato. È affacciato, esatto. E diciamo che io ho avuto la fortuna di crescere in un'età in cui i cellulari non c'erano, i social non c'erano, quindi... Di che anno sei, Claudia? Dell'81, okay. 41 anni. E quindi ho avuto la fortuna anche di fare alcune cose che probabilmente adesso non dico che sarebbero gravi, eccetera, però che fanno gli adolescenti, magari sbagliando, però sbagliando si impara, insomma... Ho fatto un'adolescenza abbastanza normale, che però devo dire che forse non è proprio esemplare, perché a volte insomma non ho detto tutta la verità ai miei genitori, ho fatto qualcosa di nascosto, cose che fanno i ragazzi. E adesso è tipo questo che non sapresti se condividere con lui? Sì, cioè non so, Urca. Adesso non lo so e soprattutto mi metto già, diciamo, per l'avanti, come si dice, perché nel giro di qualche anno lui sarà in quell'età lì e non so, ecco, se è giusto dire la verità, guarda, queste cose le ho fatte anch'io e passare magari o deluderlo in un certo senso, visto che comunque lui un pochino forse ci idealizza, o deluderlo oppure passare per la mamma strafiga che ha fatto delle cose magari guarda proprio da ragazzina. Ho molti pochi dubbi sulla risposta da darti e sfido chiunque ad essere di avviso diverso. Noi dobbiamo deluderlo. Cioè il buon genitore del figlio preadolescente prima e adolescente dopo è un adulto deludente, perché dentro a quella delusione lì deve fornire al figlio delle occasioni per essere deidealizzato, per allontanarsi
separarsi da lui per fare un giro largo, diventare grande, scegliere la sua famiglia e degli amici, disconoscere i genitori e poi, come il figlio al prodigo, tornare e dire: vabbè, sono diventato grande e deludente anch'io, possiamo essere ancora amici? Però io e Mauri, per esempio, come facciamo? Con i vostri peccati parliamo a gente come noi volta. Come facciamo a deludere i nostri, cioè... Io pensavo il contrario, cioè che aveste molti più scheletri nell'armadio. No, noi siamo impeccabili, come facciamo? Allora, vabbè, poi di questo ne parleremo. Claudia, ho un altro tip per te. L'esempio che fai sul non ho sempre detto tutto ai miei genitori, a volte ho fatto delle robe di nascosto. È un esempio su tutti, ma guarda che si presta anche ad altre cose. Come si comporta l'adulto in questi casi, come si orienta? Sapendo cosa è normale e cosa no. Cioè, al di là della tua esperienza, al di là della mia, di quella di Ale, di quella di Maurizio, che se vuoi chi se ne frega, nel senso che noi non siamo mica rappresentativi di niente, abbiamo la vita che abbiamo avuto ed è stata la nostra, no? Ma in senso assoluto, anche se di questi tempi, e so che è un tema caro ad Ale, non piace sentirselo dire, la normalità e la non normalità esistono, non sono opinioni. Quindi la normalità che in adolescenza si abbiano degli spazi segreti che sfuggono al controllo dei genitori e dentro a quella cosa lì si diventa grandi è proprio fisiologica. Quindi al di là del fatto che mamma Claudia l'abbia fatto o no, sapere però che è fisiologico, normale e sano per crescere ci permette di parlare con i nostri figli, anche se vuoi più in astratto, e dire: guarda che è a un certo punto della vita perfettamente normale cominciare a non condividere più tutto con la mamma e col papà. Significa avere 14 anni. Lei ti toglie le castagne dal fuoco, perché non necessariamente ti rendi tu esemplare, perché se vuoi non siamo esemplari, e però gli avalli la possibilità che se capitasse a lui non sarebbe un figlio deludente, che è molto più pericoloso che non essere un genitore deludente. Ma che puntata ti mamma stai mia. Facendo no, oggi, Alessandro Cattelan? Ma non solo oggi, è proprio, siamo in una striscia positiva incredibile, incredibile, che va avanti da 3 anni tra l'altro, quindi siamo... 5. Ma abbiamo iniziato a essere bravi dopo 2. Giorni, Come? Io vorrei un Andreoli a casa tutti i giorni. Pagatela, te la paghi e viene a casa tua. Va bene. Allora, Claudia, ti devo anche regalare, tra le altre cose, tu secondo me sei pubblico giusto per il mio show, perché ci sono varie parti dedicate proprio a questi temi. Grazie. Sì, ci sono, non so se ti piacerà quello che dirò rispetto a quello che ti dice la dottoressa, però ci sono varie parti dedicate proprio a questi temi. Sono molto molto felice, davvero. Sei di Torino, vieni a Torino. Sì, assolutamente. 2 dicembre. Ah, brava, sei tutto tu. 2 dicembre, allora ci vediamo a Torino. Scusami, io sto continuando a tampinare la dottoressa Stefania Andreoli, perché a me serve il pubblico, quello all'americana, quello che ride, no? Cioè quello che ti rende la vita facile. Io sono tra quelli e sono anche venuta a vedere la tua trasmissione. Stasera c'è Cattelan a Torino. Ah, ridevi? Tantissimo. Alla grande, allora va bene, allora sei già timbrata, va bene, hai già fatto il check out, come si dice? Soundcheck. Il soundcheck, hai già fatto il soundcheck. Va bene, Claudia, un abbraccio. Grazie mille. Ciao.